Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti nel mio canale chetogenico. Oggi ho una piccola novità, ho il microfono e spero che mi sentiate tutti meglio. Voglio approfittare per ringraziare le persone che mi danno dei consigli tecnici per migliorare il mio canale, come questo, ma anche le persone che mi danno dei consigli di cucina per migliorare le mie ricette. Grazie mille a tutti, mi state aiutando veramente tanto. Adesso però parliamo della ricetta. La settimana scorsa ho preparato un dolce che utilizzava moltissimi tuorli d'uovo, quindi oggi vi farò vedere cosa ho preparato con quelle chiare. Ogni volta che penso alle chiare penso anche alle meringhe e vi assicuro che ho fatto moltissime prove per preparare le meringhe. Non sono riuscita ancora a trovare la ricetta perfetta per quelle classiche bianche, ma queste al cioccolato che prepareremo oggi sono veramente spettacolari. Perciò andiamo insieme in cucina! Questi sono i semplici e pochi ingredienti di cui avrete bisogno: 6 chiare d'uovo, 2 pezzi di cioccolato Lindt fondente al 90% o, se utilizzate un'altra marca, 20 grammi, 2 cucchiai di cacao non zuccherato, un po' di aceto, io ne utilizzerò un cucchiaio, e 100 g di eritritolo in polvere. È importante che il dolcificante che utilizzate sia in polvere e a 0 calorie, così sarà anche chetogenico. Stiamo montando molto bene le nostre 6 chiare d'uovo e vi consiglio di utilizzare delle fruste elettriche, perché io ho accelerato il video ma servirà un bel po' di tempo perché siano montate a neve ferma, quindi un mini pimer sarà un grandissimo aiuto. Faccio questo lavoro, vi voglio parlare dell'ingrediente strano che ho scelto di aggiungere. Non l'ho scelto io, è in moltissime ricette e permette di avere meringhe croccanti dentro e soffici fuori, tipo marshmallow. È un ingrediente veramente magico, l'aceto, e vi assicuro che il sapore non si sente assolutamente, quindi vi consiglio veramente di aggiungerlo, anche se all'inizio può sembrare veramente strano. Se non vi piacciono le meringhe gommose dentro, vi consiglio di lasciarle fuori per più tempo. Al giorno successivo saranno tutte croccanti come all'inizio del mio video. Quindi fate qualche prova, magari ne mangiate un paio subito e un paio le mangiate il giorno successivo. Vi assicuro che in entrambi i modi sono deliziose. Come avrete notato dalla nuvola bianca, ho aggiunto anche il dolcificante in polvere, quindi adesso vi posso dire: numero 1, non mettete mai una tovaglia nera quando lavorate con l'eritritolo in polvere, perché sarà un disastro. 2, non utilizzate subito le fruste elettriche, giratelo prima un pochino, fate bagnare l'eritritolo e poi mischiate, se non volete che la vostra cucina si riempa di nebbia. Ora è il momento del cacao, che vi consiglio di aggiungere utilizzando un colino, in maniera che non ci siano quei granelli, quei grumi che normalmente si formano. Inoltre vi consiglio di mischiare tutto a mano per evitare di smontare le chiare. Ma parlando di cacao, voglio anche dirvi che questo è un ingrediente pericoloso in dieta chetogenica, perché molto spesso anche nel cacao amaro viene aggiunto un pochino di zucchero. Quindi leggete benissimo le etichette e acquistate sempre il prodotto con meno carboidrati. Il mio ne contiene 8,8%. Ma se ne trovate ancora a meno, per favore scrivetelo qua sotto, perché può darsi che aiuterete anche delle altre persone che sono in dieta chetogenica come voi, come noi. Quindi ringrazio tutti per i consigli, anche i nomi dei supermercati sono veramente utilissimi.
adesso l'ingrediente che fa la differenza, cioè il cioccolato fondente. Questo è il motivo per cui le meringhe classiche bianche non mi soddisfano ancora, mentre queste al cioccolato sono delle meringhe più che perfette. Infatti, questo cioccolato tagliato grossolanamente darà peso ai nostri dolcetti. L'eritritolo è così leggero che non sostituisce al 100% lo zucchero perché non ha lo stesso corpo. Quindi, preparando delle meringhe bianche che non hanno dentro questi pezzi di cioccolato, sentirete che sono leggerissime, spariscono in bocca, sembrano delle nuvole e non è quello che piace a me. Magari a voi sì, quindi potrete prepararle, ma io voglio che la mia meringa abbia anche un po' di corpo e il cioccolato fondente aiuterà, renderà questo dolce più che perfetto. Con questi ingredienti ho preparato 8 grandi meringhe ed è stato perfetto per noi perché siamo in 4 in famiglia, quindi 2 a testa. Però non ho utilizzato la sac à poche. Io non l'ho mai usata in vita mia e non ce l'ho neanche, dovrei veramente comprarla perché sinceramente vi dico che la forma di queste meringhe è orribile e vi consiglio di usare la sac à poche. Se avete dei trucchi per utilizzarla al meglio, fatemelo sapere perché mi ha sempre spaventato come attrezzo. Mi sembra qualcosa da alta pasticceria ed ho sempre avuto un rifiuto per la sac à poche. Tra l'altro mi sembra anche che non si pulisca benissimo all'interno, quindi non l'ho mai utilizzata e ogni trucco, segreto e consiglio è ben accetto. Ora qualcosa di molto delicato e importante per tutte le meringhe, la cottura. Il mio consiglio è di riscaldare il forno a 150 gradi centigradi, cioè 300 gradi Fahrenheit. Poi quando mettete dentro la leccarda con le vostre meringhe, abbassare la temperatura a 100 gradi centigradi, cioè 200 Fahrenheit, e far cuocere per un'ora e mezza. Finito, spegnete il forno e senza mai aprire lo sportello lasciate dentro il tutto per almeno 3 ore. Io ho lasciato le meringhe al cioccolato nel forno tutta la notte e le ho tirate fuori solo l'indomani. Fatto che siano sparite 4 meringhe su 8 vi dice già che sono buonissime, quindi non perdetevi questa ricetta e fatemi sapere se le preparate. Mandatemi anche le vostre bellissime foto di meringhe fatte con la sac à poche, mi raccomando. Mandatemele come messaggio privato sul mio account Instagram. Mi troverete come Barbara Minati, ma anche come LCHF righetta bassa orizzontale lunga Italian. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che consideriate la possibilità di iscrivervi al mio canale. Così ci vedremo qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un altro video chetogenico in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo. Grazie mille e buon weekend a tutti! Siamo in un posto bellissimo, come potete vedere, è una piazza famosa a Stoccolma in questo periodo dell'anno proprio per il Sakura, cioè gli alberi di ciliegio in fiore, e tantissime persone, me compresa, vengono qua per fare delle fotografie e dei video. Se vi capita di essere a Stoccolma in aprile dovete assolutamente venire perché è un luogo magico. Vi metterò qua il nome della piazza, si chiama Kungsträdgården e ogni anno c'è questo spettacolo meraviglioso della natura. È anche una meta che tutti i bambini adorano. Vengono qua a vedere i ciliegi in fiore sia i bimbi delle elementari che quelli dell'asilo. È veramente un posto pieno di gioia, di giochi, di risate e anche di fotografi. Quest'anno ho fatto il video da questo posto stupendo.
ma ricordo benissimo che l'ho fatto anche l'anno scorso e probabilmente l'anno precedente anche. Sono 9 anni che non mi perdo questo bellissimo spettacolo della natura, perché è veramente irresistibile, soprattutto dopo il lungo e buio inverno svedese. È una gioia vedere tanti bimbi che giocano, tante persone felici e soprattutto tanti fiori rosa. Se anche voi avete un luogo così magico da farmi vedere, vi prego di inviarmi le foto. L'Italia mi manca veramente moltissimo. Sono felice che tra poco tornerò perché sarà il mio compleanno, quindi lo festeggerò un pochino in Svezia, ma anche un pochino in Italia. Quindi spero di trovare tanti fiori anche lì. I'm not afraid to die.